Che non fai così quando vengono qui i ladri? No, ma lasciata, stai zitto davanti ai ladri. E così devi ascoltare la parola del Signore, che oggi ti dà un'opportunità. La parola di Dio è la cosa più importante. Ma vedete oggi come sono ribelli gli uomini? Non vogliono ascoltare la parola di Dio. Amano il male, amano il peccato, amano il vizio, amano l'immoralità, la violenza, quello amano. Amano la droga, amano la pornografia, ma non amano la parola di Dio. Ecco perché il mondo è ridotto in queste misere condizioni. Il mondo sta andando alla rovina. Napoli si sta perdendo per colpa della durezza del cuore della gente che non vuole ascoltare la parola del Signore, che ci insegna l'amore, ci insegna il bene, ci insegna l'altruismo, ci insegna il perdono, ci insegna la salvezza dell'anima. Ma oggi è triste vedere come alcuni uomini non vogliono udire la parola di Dio, si ribellano, ci insultano, ci vogliono maltrattare, ma non è un caso. Gesù disse: io vi mando come pecore in mezzo ai lupi, io vi mando come pecore in mezzo ai lupi, disse il Signore, perché questo mondo è pieno di lupi, di uomini malvagi, di uomini ribelli, di persone che invece di seguire il bene seguono il male, rubano, truffano, violenza, delinquenza, cattiveria, e non si accorgono che stanno andando alla perdizione. Ma il Signore Gesù, alleluia, oggi il Signore ci manda un messaggio di salvezza per la tua anima, per la tua vita, affinché tu creda nel Re dei Re, affinché ognuno di noi abbia un cuore sensibile alla sua parola, perché non è la parola di un uomo, non è la mia forza che mi fa pensare, io non ce la farei, ma è la forza del Signore. Alleluia! Carissimi che ascoltate, la vostra anima è preziosa per Dio. Non perdere la tua anima, ragazzo, uomo, donna, l'anima è la cosa più importante. Amen. Che tu hai. Amen. Non è il lavoro, non è il denaro, non è una bella macchina, una bella casa. Tutto passerà, tutto passerà. L'apparenza di questo mondo passerà, la bellezza fisica passerà. Non cercare la bellezza fisica, l'apparenza, i piaceri della carne, cerca la vita eterna. Amen. Abbi fede, questo è il messaggio, città di Napoli. Abbiate fede, amen. Alleluia. Abbiate fede. Non ribellatevi alla parola del Re dei Re, perché se no vi perderete. Alleluia. Se no perirete. E dopo questa vita verrà il giudizio. C'è un inferno che arde col fuoco, che dimorerà i ribelli malvagi. Gloria a Gesù. Uomo, donna, confida in Cristo. Confida nel Dio del cielo. Confida nel Signore Gesù. Alleluia. Perché Egli è la salvezza per l'anima tua. Egli è la speranza dentro. Egli è morto sulla croce per darti la vita eterna, per darti il perdono dei tuoi peccati. Perché la parola di Dio dice: il salario del peccato è la morte, ma il dono di Dio è la vita eterna. Amen, alleluia. Gloria al Signore. Aprite i vostri cuori al dono di Dio. È un dono, tu non te lo devi meritare, non te lo puoi meritare, neanch'io, perché siamo peccatori, siamo imperfetti,
siamo uomini pieni di debolezze, ma la salvezza, alleluia, è un dono di Dio. Amen. Quello che tu devi fare è vestirti di quel peccato e credere in Gesù che morì per te, alleluia, su quella croce, alleluia, alleluia, alleluia. Gloria, alleluia, alleluia, alleluia. Gesù non vuole che tu ti perdi. Alleluia. Gloria al Gesù. Vuole darti la vita eterna. Amen. Perché il Signore, alleluia, ha preparato un regno meraviglioso nei cieli, lo dice la Bibbia, un regno di pace. Gloria a Gesù. Un regno di amore. Un regno glorioso di santità, dove Dio ha preparato un regno, una casa di oro purissimo. Alleluia, gloria al Signore, gloria al tuo nome, alleluia. Non rimanere fuori dal regno dei Spirito cieli. Santo, tocca e curi, compungi. Non seguire la corrente di questo mondo. Non seguire le false religioni, non seguire gli idoli, non seguire le menzogne. Segui il nostro Signore Gesù Cristo. Amen. Che morì sulla croce per noi. Gloria. Benedetto è il tuo nome, Gesù, grazie. Lui fu frustato per noi. Verso il tuo sangue per noi, alleluia, grazie Padre. E lui vuole che i nostri cuori si aprano davanti a lui, che noi ci convertiamo veramente davanti a lui e che noi abbandoniamo la via del peccato e iniziamo a seguire la via che ci insegna la sua parola. Alleluia, gloria al Signore. Alleluia. 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 Alleluia.